Il gruppo rock italiano fra i più famosi, Le Orme. Il brano si intitola In Ottobre, gruppo Le Orme che è in attivo dal 1966. Il brano è tratto dall'album Verità Nascoste, del 1976. Questo è un brano abbastanza duro, quindi ci svegliamo un poco. In Ottobre, Le Orme.
Bentornati a Il Mese di Ottobre con Alba Casale e tu dici l'ennesimo, sì. Dovremmo andare avanti con un brano, però sai qualche cosa c'è da dire? Volevo soltanto, visto che è venuto questo freddo improvviso, abbiamo notato venendo qui la neve sulle montagne, qualche consiglio molto piccolo alle mamme che hanno i bambini piccoli. Di stare attenti in questo periodo, perché proprio vanno protetti da queste malattie, provoca lo sbalzo di temperatura. Poi andando a scuola e fa molto caldo nella scuola, scendo fuori a respirare, sì. Quindi siete un pochino più attenti ai bambini, che tendono anche, io vedo anche il mio quando per strada, sempre con la bocca aperta. Ho detto, cosa ci deve andare dentro, la mosca? No, le mosche di queste ferite forse. No, è la cosa peggiore, potrebbero essere le bronchiti, che è un bambino piccolo che ha poche difese immunitarie. Non si è mai tranquilli abbastanza, è sempre prudenza. Ricordandovi che domani, martedì, ci sarà la replica del programma verso le 17.30. Andiamo avanti con un altro brano. Ascoltiamo Robin Gibb, uno dei componenti dei Bee Gees, che uno dei due gemelli, che è morto il 20 maggio di quest'anno. Il brano si chiama August October, quindi un brano che possiamo poi recuperare anche d'agosto. E 45 giri del 1970, facente parte anche del suo primo album Robin's Rain, sempre del 1970, registrato da marzo ad ottobre del 1969. Il brano allora August October, Robin Gibb. Ma senti questo, vento d'ottobre grida come l'orco, fa cadere la ghianda che fa ingrassare il porco. Come dizione la Ugo Pagliai. E io ti rispondo con un'altra: con bambini, vecchi e servi, non sfogate mai i nervi. Ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. A molte persone, Andy, le parole entrano da un orecchio e escono dall'altro. Questo è con ottobre che si... Dimmi perché. Perché sono menefreghisti. Dimmi perché. Perché non trovano niente nel mezzo. Nel mezzo, va bene. Ridi?
Ora veniamo alle dolenti note. dolenti note relativamente, perché poi spieghiamo il perché, perché siamo al periodo dove si festeggia o se ne fa un uso commerciale di Halloween, festività che si celebra principalmente negli Stati Uniti. La notte del 31 ottobre rimanda a tradizioni antiche della cultura celtica e anglosassone, oggi è diffusa anche in altri paesi del mondo e le sue caratteristiche sono molto varie. Si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini che girano in casa, in chiesa, in chiesa, chiedendo dolcetto o scherzetto. In passato in italiano si diceva soffri o offri. Elemento tipico della festa è la simbologia legata al mondo dell'occulto, tradotta sotto forma di immagini macabre, tra cui le zucche intagliate di Jack O'Lantern, che non è napoletano, ma è Jack O'Lantern. Tu mi hai nominato involontariamente chiesa prima, no? Però questa festa è come se volesse sminuire un pochino anche quella che è la festa religiosa che verrà il primo e il 2 novembre. Sì, perché la parola Halloween è attestata la prima volta nel XVI secolo, rappresenta una variante scozzese del nome completo All Hallows Even, cioè la notte prima di ogni santi. È un po' di storia per questa festa che poi dopo fra poco ne parlerò male. Nota che mentre lo storico Nicholas Roger, ricercando le origini di Halloween, nota che mentre alcuni studiosi hanno rintracciato le sue origini nella festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi, o nella festa dei morti chiamate Parentalia, Halloween è più tipicamente collegata alla festa celtica di Samhain, originariamente scritto Samhain. Il nome della festività, mantenuto storicamente dai Geli e dai Celti nell'arcipelago britannico, deriva dall'antico irlandese e significa approssimativamente fine dell'estate. Lo sviluppo di artefatti e simboli associati ad Halloween si è andato formando col passare del tempo. L'intaglio di Jack O'Lantern, la tipica zuppa nelle quali si tagliano i volti spaventosi, risale alla tradizione di intagliare delle rape e farne delle lanterne per ricordare le anime bloccate nel purgatorio. La rapa è stata usata tradizionalmente ad Halloween in Irlanda e Scozia, ma gli immigrati in Nord America usavano la zucca originario del posto. Il simbolismo di Halloween deriva da varie fonti, inclusi costumi nazionali, opere letterarie gotiche e horror e film classici dell'orrore. Il simbolismo di Halloween include anche temi come la morte, il mare, l'occulto e i mostri mitologici. Nero e arancione sono i colori tradizionali di questa festa. Infatti nel simbolismo del dolcetto scherzetto, perché questi bambini bussando di porta in porta recitano proprio queste due paroline: trick or treat. Quello che non viene ben accettato sono le minacce che vengono fatte a volte da alcuni bambini, quindi facendo danni ai padroni di casa, alla loro proprietà. Bimbi, e dico, parlo anche alle mamme e papà, lasciate vivere questa festa in maniera molto semplice. Dite ai vostri bambini che le cose brutte o cattive non si fanno, perché c'è innanzitutto il rispetto verso le cose degli altri. Perché Halloween spesso non richiama simpatia dal punto di vista educativo, come dicevi. Il fatto di chiedere dolciumi minacciando scherzetti può, come dicevi, appunto lasciare perplessi, certo, molto genitori. Inoltre viene visto come un fenomeno commerciale, specialmente qui in Italia, che nel giro di pochissimi anni ha trasformato la tradizionale due giorni di commemorazione dei defunti e festa di tutti i santi in una festa normale in cui comprare nuovi giocattoli, maschere e trucchi per assumere un aspetto magro. Ma a prescindere, questo periodo di crisi ci vuole anche un pochino di moderazione. Non è questo, io qua parlo quasi seriamente, anche se Halloween. Io dico sempre, Halloween non sa da fare, come diceva quello lì di Manzoni, perché sì, è un'esperienza. Come si vede che ha studiato. È un rito, no, io l'ho fatto Halloween da bambino. È un rito propriamente anglosassone. In tutte le case, negli Stati Uniti, al 99% di tutte le case, all'ingresso della loro casa, mettono il desco di dolciumi di tutti i tipi, proprio perché c'è questa usanza. Ma che qui in Italia, mi sento bussare alla porta, no? Un gruppo di ragazzi che mi chiedono dolcetto scherzetto, quando non rientra nella nostra tradizione, queste sono cose che mi indignano. Quindi, come abbiamo poi letto prima, diventa, certo, poi un fatto commerciale, ma molti non si rendono conto cosa che significa chiedere il dolcetto o scherzetto, perché non rientra in una tradizione
tradizione ma abbiamo italiana le nostre, noi abbiamo le nostre tradizioni, sì, vai all'estero un pochino a vedere se le nostre tradizioni vengono appunto, trasferite, questo è il guaio. Vabbè, allora andiamo avanti con un'altra come siamo canzone. Stati seri in questo momento, ricordati sì, di me dire. Io facevo ciao a tutti, io fa la mia maschera era Pippo Goofy. Fa le altre. Senti, andiamo avanti con un altro brano perché anche perché il tempo stringe, ascoltiamo una cosa abbastanza particolare, l'attore Francesco Nutti che ha anche cantato, inciso dischi, noi ascoltiamo il brano Primo Ottobre che lui ha inciso nel suo disco album LP Starnuti del LP fa CD Starnuti del 2006, un brano abbastanza simpatico. Quindi ascoltiamo Primo Ottobre da Francesco Nuti.